Sono passati molti giorni, non dovevano, si era detto che sarebbero passati, quando poi sono passati non tornano, bisogna abituarsi al fatto che bisogna non farli passare, se non passano è meglio, bisogna mettere un modo, mettere una maniera, bisogna mettere sempre un modo con qualche modo o maniera, trovare un modo e quando si trova il modo quelli non passano, però se invece passano è un problema perché poi una volta passati è fatta, hanno vinto loro. Infatti bisogna mettere qualcosa per non farli passare, uno, un sistema, un ostacolo, di trovare un modo, altrimenti poi passano e bisogna evitare di farli passare, se non passano allora è risolto, ma se passano un problema non tornano, quando non tornano un problema allora il non problema si costituisce in questo modo. I giorni passano, il problema peggiore. Se i giorni sono passati non può che peggiorare, quindi bisogna assolutamente evitare che passino e se non passano, al meglio, non li fate passare. Non facciamo passare i giorni tutti uniti. Se passano si deve intervenire in qualche modo, mettere un blocco in maniera da fermare tutto. Alcuni usano materassi, alcuni gli elastici, si possono spezzare i materassi, si consumano e possono essere bucati perché sono di tessuto leggero. Tutti i materassi sono di tessuto leggero. Io non ho mai visto un materasso che avesse un tessuto pesante. E quando poi sono bucati, non si possono più riparare perché il tessuto è leggero. Se si strappa non si possono cucire i materassi. E così non si possono cucire i giorni. Una volta che sono passati non si possono ricucire indietro, non possono essere ripresi. Si fa l'orlo, però poi torno torno si strappa perché sono leggeri. I giorni sono leggeri.